Amici di Amici di Twitch, Twitch! buonasera a tutti. Buonasera. Dai, e benvenuti in questo 144esimo episodio di Live Talks. Questa sera speciale Horror Night. Tra l'altro, c'è anche una piccola cosa da dire. Cioè, io ho una paura incredibile degli horror. E Andrea me l'ha fatta apposta perché ha detto facciamo la serata horror. E poi lui se l'è svignata. E io Ha sto messo qui a a me, parlare di una capito? cosa che ho, di cui ho il terrore, capito? Però sono molto più felice di avere con noi, oltre a tre eccellenze assolute nella recitazione del doppiaggio, anche degli amici, no? Del canale, in un certo senso. Quindi ringraziamo fin da ora Emiliano Coltorti, Gwendalina Ward e Laura Lenghi per essere di nuovo qui con noi. Grazie mille, è un piacere come A sempre voi, vedervi. è un onore come sempre. Ciao. Ciao, ciao, ciao a tutti anche a voi della chat, vi vedo, siete carinissimi, state già Ciao a voi. commentando, un saluto ai mod, un saluto al nostro VIP Tommy, un saluto anche a tutti gli altri connessi, bellissimi Ciao a tutti ragazzi, gli altri. esatto, ciao a tutti gli Bravo altri. Jake. Allora, Grazie. io andrei subito nel vivo, no? Perché io da fifone profano non riesco appieno a godermi, no? Quello che poi è l'argomento della serata e sono i film horror. Quindi chiederei subito ai nostri ospiti qual è il loro rapporto con questo tipo di prodotto, perché poi alla fine è difficile che ti rimanga indifferente, o si ama o si odia. E quindi sono curioso di capire qual è il vostro rapporto e perché in caso lo amate oppure lo odiate. Inizierei proprio con Emiliano, prego. La risposta è molto semplice. Io amo profondamente l'horror, lo splatter, parlando di cinema o andando indietro alla letteratura comunque fantastica del terrore, dei fantasmi, da quelli più antichi a quelli più moderni. Ci ho sempre avuto come passione. Devo dire che filmicamente parlando mi è probabilmente venuta con il primo horror che ho visto quando ero troppo piccolo per vederlo, che era Nightmare di Wes Craven, no? Lo vidi a Mamma casa, mia. ero alle medie, probabilmente avevo 11 anni, qualcosa del genere, 11-12 anni, e mi ha disintegrato il sonno per all'incirca una settimana. Ho avuto incubi irrefrenabili, però era una cosa che mi divertiva anche, mi affascinava tantissimo quel tipo di paura, anche perché alla fine la paura, volenti o nolenti, alla base anche di molte delle attrattive che noi sentiamo. Sì. Esistono, se c'è il tunnel dell'orrore o le montagne russe, o quasi, è perché comunque c'è da una parte, sì, oddio, mi terrorizza, però proprio perché ti fa paura puoi andare a vedere che cos'è. Quindi io lo amo da sempre, ma da quando da ragazzo, da ragazzino, io ero ragazzino negli anni, insomma, fine anni 80, primi anni 90. Io liceo l'ho fatto dall'88 al 93. Io con i miei amici, che eravamo appunto i nerd ante litteram, che giocavano di ruolo quando ancora non si sapeva che era, eccetera, eravamo anche quelli che andavano nelle primissime fumetterie a comprarsi i primissimi fumetti splatter, come Splatter, che era un fumetto dedicato proprio a quel tipo di horror sanguinolesco, grandignolesco, che poi ha tirato fuori anche un sacco di disegnatori, che sono fedi alla Bonelli, a Dylan Dog, in altri posti. Quindi io personalmente, se devo rispondere, è una risposta molto molto semplice. Adoro l'horror, adoro essere spaventato, adoro essere sorpreso. E ovviamente il contraltare poi finito di tutto questo è che, essendo da tanto tempo, mi è ormai difficile rimanere spaventato da qualche cosa che vedo o sorpreso da qualcosa che vedo, perché poi gli schemi narrativi sono più o meno quelli, le invenzioni sono più o meno quelle. Ogni tanto c'è qualche cosa che riesce a farti dire wow, questa cosa mi ha particolarmente disturbato, non me l'aspettavo. Però di fondo rimane una mia grande passione, quindi la conosco molto bene, come tipologia di filmografia o insomma, di letteratura. Ah, ok, quindi te sei proprio della parte li amo alla follia, vedi? Vedi? Yeah. Bello, bello. No, Uggioso e appassionato. io da un lato non riesco, cioè mi immedesimo, capito? Perché io sono uno che vede i film dei dottori e ci si sente le malattie, vede l'horror, magari poi entro in casa, de soppiatto, vedo le ombre e dico oddio, cioè, capito? E quindi Un po' porto, suscettibile, esatto, quindi. molto suscettibile. Ma è Però bello quello, però è bello, cioè camminare per casa avendo paura delle ombre.
è stupendo perché è come è se tornassi un'emozione bambino, vivissima. no? È un'esperienza emotiva proprio che da adulto uno non si aspetta di provare. No, no, È vero. non concordo, non concordo. Non concordo, sentiamo Non Gwendalina. concordo. Sentiamo No, ma... Gwendalina. Bene, sono curioso di sentire No, questo. raga, io lì, allora, se devo parlare del, come fruitore, sono molto appassionata, ma solo di giorno. Cioè, Ok. attenzione, nonostante abbia una certa età, determinati horror non li posso guardare da sola la sera a casa, quindi di giorno li guardo, mi piacciono, adoro quella sensazione lì, quella adrenalina, quella paura. Di notte, vivendo da sola a casa in mezzo alla campagna, il film horror proprio non è fra i miei preferiti. Ecco, diciamo, li adoro, ma di giorno. Che è una cosa Ok. anche ridicola, no? Nel senso, voglio dire, sai che è finzione, sai tutta una serie di cose, quindi. Eppure, la mia migliore amica, per esempio, non ha mai visto un film horror, neanche quelli che ho doppiato, che gli ho detto te prego, guardali perché no, 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 lei neanche di giorno. Quindi, tutto sommato, io che li guardo di giorno, non sono così patologica, ecco. Vedi, vedi, quindi già abbiamo una. Io li adoro però di giorno, che è particolare. Ma anche a te, Gwendalina, capita, o Emiliano, Laura, che quando guardate un film horror e c'è quella musichetta, quel preludio, no? Che ti fa Mamma mia. capire che poi ti fa fare un salto assurdo che state così. Perché io non Gigga in riesco a guardare. Io sofferenza, sto se gira. proprio. La gente mi prende in giro al cinema perché io sto così. E inizio a guardare con l'occhietto. Ma Cioè, tu ci vai pure al cinema? a me hanno invitato la Warner 2 volte, sanno che io odio i film horror e mi hanno invitato in Annabelle e The Conjuring, cioè proprio due. Mamma mia. Conjuring, però. C'era pure la bambola all'interno del cinema, c'è cioè una cosa spaventosissima. Caspita, non hai dormito per giorni? Sì, esattamente. Stupendo, perché non hanno invitato me, cazzo? No, era spaventosissima. Però ero costretta a fare le foto con la bambola, non volevo entrare dentro al cinema, guarda, da allora non mi hanno più invitato. Man, raccontaci come è successo che la Warner ti ha scelto per questi film horror terribili. Guarda, mi hanno iniziato a chiamare per Shazam, che era un film di supereroi, no? Quindi da lì mi hanno inserito un po' nel giro per un periodo degli inviti in sede Warner. Però sfiga ha voluto che poi dopo Shazam mi sono preso un'inanellata di film horror, uno dietro l'altro, tra Annabelle, The Conjuring, ce n'era pure La Llorona. Tutti uno dietro l'altro, che alla fine ho detto: guarda, non gradirei essere chiamato nei film horror. E allora da lì mi hanno proprio fatto fuori: tipo, ok, allora non lo chiamo. Però no, io L'hanno odio. presa sul Allora non personale. sei il nostro uomo. Non sei il nostro uomo. Esatto. Laura Io ho invece? paura come te. Ah, Come te, le guardo così. E ok. Quindi sei. anche Quindi c'è. il... Sì. A me mettono paura. Tutti i tipi. Tutti, quasi tutti, e anche i libri. Mi ricordo Tutti. un libro che lessi di una scrittrice inglese che si chiama Mo Ider, è un libro terribile, e mi lavavo i denti al contrario, cioè temendo che qualcuno arrivasse da dietro, no? E lo vedessi allo specchio. No, allora io mi lavavo i denti girata di spalle al lavandino, così. No, Per dai. farmi... È Spaventoso un veder libro, parlare era un qualcuno che ha lo libro. specchio. Io muoio proprio di I libri paura. sono meravigliosamente spaventosi. Io mi Sono i sono letto, peggiori. ma certo, io mi sono letto da ragazzinissimo tutta l'opera omnia di Lovecraft. È una delle cose più evocative e più Meravigliosa. gloriosanti che esistano. Ed è solo scritto, sono soltanto parole. Da morire, da Meraviglioso, sprofondi tu l'immaginazione, Laura, bravissimo. fai tu Eppure vedere. peggio. Esatto. Il libro è bello Eppure perché peggio. dello Per scrittore. fortuna sono usciti solo un paio di libri in italiano di questa scrittrice, e poi il resto sono tutti in inglese, no? E io, insomma, Non ha diciamo. terrorizzato nessuno perché in Italia i libri in inglese non vengono fruiti, e Non quindi. vengono fruiti, per cui ecco, non l'hanno più tradotti. E Ah, gli unici bene. due mi sono spaventata io. Beh, non ti è dispiaciuto che non l'abbiano più tradotti, No, però. no.
No. Però avete visto che perfezione abbiamo, da una parte Emiliano che li adora, da una parte Laura che li odia, al centro Gwendalina no, che li guarda. No, no, che non li odia, non ha detto che li odia. No, li odia nel senso che io proprio media. Ho proprio paura, cioè fanno l'effetto che devono fare esatto. con me. Quindi li guardi consapevole del fatto così. Che ti fa... Ma certo! Cioè, li devo guardare in compagnia, da sola mai. Cioè, se io stessi da sola non scusami, Cicca, una domanda. Potrei. Cioè, tu nella vita non hai mai fatto consapevolmente qualche cosa che sapevi che ti faceva paura, ma non riuscivi a resistere a farla? Non ti è mai allora, successo, neanche da ragazzino? No, ti spiego. È successo. L'arrampicata su roccia. Ma che io? No. No. Praticamente, allora, io sono stato completamente distrutto dalla mia prima visione di un film horror, che è stato L'Esorcista, quello degli anni, però, però l'ho visto in versione integrale, e avevo 12 anni. Me la sono fatta talmente tanto addosso, che io da là ho detto, raga, cioè, non mi portate più... c'era questo nostro amico che aveva questa sala cinema bellissima in casa e come la inauguriamo tutti insieme ad Halloween vedendo L'Esorcista, quindi io mi sono completamente fregato la mia esperienza nei film horror. No, questo mi dispiace per te, però lo capisco perfettamente, è stato un trauma, era troppo presto per vedere L'Esorcista in versione integrale a 12 anni. Ma la notte di Halloween. Tra l'altro la notte di Halloween. No, ma infatti, no, io ti chiedevo, ma... esulando dai film, ok? Dico, okay. Non c'è mai stata una cosa, una situazione, un'azione, una parte di casa, un armadio, una roba sì, che ti spaventava, sì. Però non riuscivi sì, a non andare sì. a provarla quella vabbè, paura. Sì, perché è abbastanza sì, umano. Quando eravamo cioè... ragazzini, certo. Io però... c'era il locale caldaie del condominio in cui abitavo. Che wow. Si diceva che c'erano i fantasmi dentro, però all'epoca la curiosità e la cosa dell'adrenalina di andare a vedere è stata enorme e c'era quindi alla fine sono andata anch'io nel locale caldaio. C'era uno stabilimento all'epoca. Sì, perché attrattiva. Comunque l'adrenalina, se vuoi, è anche una sorta di droga, no? In qualche modo è qualcosa che ti dà assuefazione, no? Quindi di beh. Conseguenza poi cerchi di andarla a cercare in tanti modi, in tante cose. Sicuramente il locale caldaie per me era una cosa che trasmetteva il terrore. Esatto. Chiaro, no? Il locale caldaie. Laura, tu dicevi all'Eur? Sì, c'era uno stabilimento di doppiaggio all'Eur che si chiamava Tito Omboni. Madonna! E praticamente tu entravi al primo piano, no? Però poi dovevi scendere altri tre piani sotto. I tre piani sotto c'era una porticina, io ero piccola, ai tempi della Pemagà, e c'era una porticina piccola e pareva che questa porticina portasse a delle catacombe, per cui la nostra prova di coraggio di tutti i bambini che lavoravamo là facendo questo cartone era andare sorpassare quella porticina e cercare di fare qualche metro in più. Ah, vedi? No? Quindi... Però poi quanti metri hai fatto, Laura? Quanti metri? Ma forse mezzo. No. Mezzo. Vedi, quindi per Laura era lo stabilimento all'Eur, per Gwendalina il locale caldaie, per te Emiliano che cos'era? Luogo? Sì. Un luogo che ti spaventava. A casa non ce l'ho mai avuto un luogo che mi spaventasse, ce l'avevo, ce l'ho avuto... A Tito Omboni. Sicuramente ce l'ho avuto, anche se io non ho mai fatto la prova di coraggio perché quando ho cominciato a lavorare a Tito Omboni ero troppo grande, non si faceva più questa cosa. Ma poi c'era Villa Triste, c'era Villa Triste, sì, Villa Triste anche. No, porca ma miseria, pure a parte lì. Il doppiaggio, io c'ho, forse l'unica cosa è. A me può sembrare strano, ma inquietavano moltissimo. Gli uffici della mia scuola elementare, che era una scuola stupenda, bellissima, una scuola montessoriana,
senza banchi, solo con i tavoli, tutto materiale didattico, stupendo, si facevano cose meravigliose, ma sopra alla scuola stessa ci stavano gli uffici, gli ufficetti delle due o tre persone e l'abitazione della maestra. Sì. Mi è capitato qualche volta di andare su e non c'era nessuno. E io non lo so, a me questa cosa mi terrorizzava. Cioè il fatto che io salissi in degli uffici con accanto alla porta della maestra, era tutto immobile, senza nessuno, non si sentiva niente. A me devo dire che un po' mi terrorizzava, però quando potevo facevo una scappatina, cioè facevo comunque io le scalette, andavo, guardavo, quando sapevo che era l'ora in cui non c'era nessuno, quindi me la cercavo apposta per provare un po' quella sensazione di Dio, che succede? Che cosa, perché? Dove sono tutti? Potrebbe esserci qualcuno avesse aperto un mega jump scare. Madonna, non mi è mai successo, fortuna. Non è mai successo, però sì. Comunque mi hai sbloccato un ricordo, Emiliano. Praticamente sempre inerente alla scuola, facemmo il progetto presepe, che si faceva, facevamo un presepe a grandezza naturale all'ingresso dell'atrio, però si faceva al pomeriggio. Praticamente noi rubammo le chiavi dalla portineria della bidella e scendemmo sotto, che c'era questo piano interrato, che era esattamente, cioè era la scuola al piano terra, c'era sotto identica la scuola, tale quale però vecchissima, di anni prima, impolverata, piena di ragni, cose, televisori spaccati a tubo catodico. È stata una cosa, io sono scappato subito, cioè ho fatto tipo 2 metri e... Ma quanti film abbiamo visto che ci hanno portato nei sotterranei, esatto, delle scuole dove c'erano gli zombie, sì. Capito? Un po' come la percezione dello squalo, che da Spielberg in poi è diventato l'assassino dei mari, tanto che lui poi anni dopo addirittura disse: mi dispiace di aver creato questo mito terrificante. Però quanti film hai visto dove il sottoscala della scuola era quello da cui poi usciva, capito, Jack lo squartatore? Quindi in qualche modo siamo stati anche influenzati dal cinema. È vero, sì. È vero. Io qui però ho la paura più banale di tutti, dove riderete, sono ben consapevole. Io da bambino ero terrorizzato dalla pubblicità della corrida. C'era una signora che, oddio, faceva la pubblicità della corrida e c'aveva i capelli alti. Aspetta, in che epoca di bambino, perché... Stiamo a parlare, che ne so, io sono del 87, quindi 25 anni fa, 27 anni fa, cioè su per giù. E c'era questa signora che faceva la pubblicità della corrida con i capelli dritti, tipo Marge Simpson, un po' più bassi, per farti capire. E io ero terrorizzato. Oddio, non me la ricordo. Io piangevo, cioè ci avrò avuto 7, 8, 10 anni, piangevo, scappavo dalla stanza urlando e non c'era modo di farmi rientrare. Io andavo a scuola il giorno dopo dicendo... Oh, raga, ma avete visto la pubblicità? Cioè, terrorizzante. I bambini mi guardavano come se fossi un alieno. E io avevo il terrore della signorina della pubblicità della corrida. Se dovessi pensare a una marca... La signorina della corrida. Sinceramente. Anche te ti avrebbe fatto paura, Emiliano, vero? Beh, io non me la ricordo questa tizia. Vedevo la corrida, ovviamente, tutto quanto. Però questa non me la ricordo. Ma il paragone che hai fatto, cioè tipo Marge Simpson... Mi ha attivato una cosa, cioè una delle robe che ho visto su internet, che insomma si vedono, come tutti noi vediamo, navigando tra meme e cazzate varie, era tutta un account che aveva postato tutta una sequenza di rendering fatti al computer, con i quali qualcuno si era divertito a far vedere come sarebbero stati i Simpson se fossero state persone vere. Ah, tipo creepy. Sì, sì, l'ho visto! Tipo creepy, hai visto anche tu. Sì, l'ho visto. Una roba che a me mi ha inquietato in una maniera difficile da descrivere. Perché io mentre lo vedevo dicevo, Cristo santo, una cosa, è una materia di limbo questa. Homer con gli occhi proprio, mamma mia, terribile. Quindi se dovessi pensare a io ragazzino che vedo una cosa che mi ricorda, non c'erano allora i Simpson, non li vedevo, però comunque qualcosa di quel genere fatto persona diventa terribile, quindi non l'ho vista, però... Ti assicuro, Emiliano, era terrificante. Terrificante. Adesso la dobbiamo ritrovare. E partiva la musichetta, quella pa, 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 ra, pa, ve la ricordate? Guarda, è terrificante. La signorina dei pubblicità.
Cioè, stavi a vedere un po'. Oggi, potendo anni... rivederla, riusciresti a reggere botta, diciamo? Probabilmente sì, però non ti nascondo che l'aver vissuto tutto quello mi farebbe stare con uno stato d'animo non sereno. Ecco, mettiamola così. Anni 90, ma no, ma ti capisco, eh. Guarda, io nel locale caldaie non c'entrerei manco oggi che c'ho 40 anni. Non so come ho fatto a farlo quando ne avevo 10. Cioè, oggi non lo farei. Oggi ti Tomboni non c'è più. Infatti. Ti Tomboni ormai è andato. Vabbè, però c'abbiamo i corridoi di Shining ancora, però. Sì, è vero. Ah, vedi. Ok, Spank. Dici, Emiliano. No, niente. Cercavo di spiegare che abbiamo, insomma, muovendoci per vari stabilimenti di doppiaggio, vediamo varie realtà, okay, anche architettonicamente differenti. E alcune di queste possono ricordare degli altri luoghi, tra cui l'Overlook Hotel. Mamma mia. Poi ci hanno provato a ridipingere le pareti, a mettere i tappeti colorati, ma però l'effetto è sempre quello, alla fine. chiaro. Spanky, prego. Allora, volevo domandare ai nostri ospiti qual è invece il rapporto che hanno con il film horror che hanno doppiato, nel caso di Laura, vabbè, tutta la Scream. Sì. Nel caso di Emiliano, It, che poi, visto che sei un appassionato, immagino sia stata una bella emozione, e nel caso di Gwendalina, io ti dico, un film più strano del tuo non l'ho proprio mai visto. Cioè, io veramente assurdo. Più spaventoso degli altri. Di quale parli? Scusami, non ho capito. Come si chiama? Aspetta, che è in inglese. Antebellum, grande. Non è inglese, è latino. Mamma mia. Sì, mi sembrava fosse. Sì, Antebellum, sì. È inglese. Non ricordavo il titolo, posso fare? Vabbè, mamma, scusa. Vabbè, tranquilla, lascia di perdere, ma che te frega, andata via. Sì, l'ho tolta. L'abbiamo messa in punizione per 3 minuti, niente, rientrata. Non mi ricordavo il titolo, scusa. No, vabbè, tranquilla, io sono, guardate, posso fare questa cazzo? Ecco il foglietto con le memorie. Perché vedi, l'altra volta, capito? Oh, ti ricordi quando doppiavi le anime? C'avevo 16 anni, sono passati 20 anni, no? Non mi ricordo, quindi oggi ho tutti i foglietti scritti. Però Antebellum me lo ricordo bene, perché è stata veramente impegnativa come immagini da doppiare, insomma, però sì, capisco. Poi sai, fatto dai produttori di Get Out, quindi una follia totale dall'inizio alla fine, praticamente. L'unica che te salvi, poi grande. Sei l'unica che te salvi. Grazie. Quindi Spanky, decidi tu a chi dare la parola per primo. Laura, grazie. Allora, gli Scream, diciamo che il mio personaggio è quello che vive, per cui io sapevo che comunque non sarei morta. E muoiono gli altri. Per cui sai che noi lavoriamo quasi sempre da soli. Muoiono gli altri. Al massimo mi feriscono, capito? Però in genere non al mio personaggio non succede tante andavi cose. Positiva alle Gio. Andavo positiva, okay. Andavo molto positiva. Sì. Ti tranquillizzava questa cosa? Sì, sì, beh, morivano gli altri. Giustamente, cioè, quindi non dovevi neanche la comicità del film, tutto questo no? te l'aspettavi, l'importante è che si salvava, l'importante è che mi salvavo. No, che non veniva squartata dal maniaco di turno, io no, poi le scene dove venivano squartati gli altri io non le vedevo, capito? Perché quando noi doppiamo il nostro personaggio, per cui io sapevo che il mio personaggio viveva, per cui più di tanto. Sì, ma il tuo personaggio, quello di Neve Campbell, scopriva tutti i cadaveri di tutti gli amici
disintegrati nei modi più assurdi. Le scene in cui dovevi reagire a vedere i tuoi amici fatti a bocconcini di pollo, sì, sì, però erano sempre gli altri, non ero io. Che me frega, perfetto. Esatto, esatto, quella è la cosa fondamentale, che comunque tu sopravvivevi, poi insomma. Beh, dopo tutto gli inglesi dicevano morse tua, vita mea, no? Gli inglesi, esattamente. Bellissimo. Specchi, io gli darei uno schiaffone virtuale a questo punto, dopo questa cosa. Posso fare anche una cosa, ma non so se... Non sei neanche capace, non fa non casini sei... a livello tecnico, che poi è... Ecco, vedi. Ops, è rientrato. Bene, invece Emiliano, cioè, IT è una... Cioè, soprattutto da amante, no, di questo genere, è una bella soddisfazione, ma anche una bella responsabilità, insomma. Sì, indubbiamente, ma ha salvato il vivermela veramente da fan tutta l'esperienza, perché IT è uno dei primi romanzi lunghi che ho letto di Stephen King, è uno dei miei preferiti, insieme all'Ombra dello Scorpione, trovo uno dei più belli. Il vecchio per la TV, quello con Tim Curry protagonista, lo vidi da ragazzino, e benché la seconda parte sia ridicola assolutamente e il tutto sia molto anni 80, fatto con 20.000 lire dell'epoca, quindi è davvero molto, molto povero in tante cose, però aveva Tim Curry che era un Pennywise fantastico per l'epoca, fantastico, quindi comunque avevo un ricordo di sì, vabbè, una mezza schifezza, però delle cose di lui mi hanno inquietato molto e rimaneva tutto. Quindi quando Fabrizio Pucci ma me Pennywise è stato un regalo fondamentale, meraviglioso, e sono stato si sente un fastidioso ritorno di audio, vediamo chi è. Dicevo, okay. Aspetta, no, si sente un attimo solo, ma cos'è, un cane? Cioè, sembra, non so se è un cane, un rumore dall'esterno. Io non ho cani. No, scusate, era una campana, una campana, okay, qui okay. In Porto era una campana, ah, scusate, okay, va bene, non no, posso figurati. Mettere le cuffie, no, no, figurati, no, l'importante è... Ok, eccoci. Sì, insomma, vabbè, ho risposto più o meno, cioè è stata una cosa molto molto figa, una responsabilità che però mi sono vissuto con leggerezza perché mi piaceva il film. Mi divertiva scoprirlo man mano, anche se ovviamente la storia la conoscevo, ma vedere come era stato reso questa volta. In più Bill Skarsgård, l'attore che faceva Pennywise, è doppiato da lì in poi anche in molte altre cose, lo trovo bravissimo, aveva fatto un lavoro pazzesco su quel tipo di personaggio, andava oltre il make-up fighissimo, gli effetti, e comunque una confezione più moderna e più adeguata ai gusti di oggi. Proprio come attore, naturalmente, ha fatto un lavoro pazzesco e io mi sono divertito come un cretino. Dopo i turni per me erano un parco giochi, cioè, andavo a tratto di volta in volta vedendo le scene, cioè, oh, guarda che cazzo hanno fatto qua, guarda come hanno fatto questa, stupendo. Quindi me la sono proprio goduta, la responsabilità ce l'avevo razionalmente, però emotivamente non l'ho mai sentita. Addirittura era condivisa questo entusiasmo per questa cosa, sì, anche da un sacco di colleghi nostri. Io sono andato a vedere il film al cinema con un sacco di altri amici, da Massimo Pitosti, c'erano tantissimi doppiatori, perché ci andava di andare a fare proprio l'esperienza da liceo, cioè che vai lì, che urli, che cazzeggi, che ridi, che tutte cose. A me il film è piaciuto, sono piaciuti tutte e due le parti, voglio dire, insomma, è stata una buona resa di un libro che per tanti versi non è mai rendibile pienamente, ma hanno fatto un ottimo lavoro. Come nell'ultimo c'era anche mio figlio. Ah, sì, è vero. C'erano un sacco di bambini. È vero, era pieno di bambini, sì. No, fighissimo. Bello. No, si vede che ne... l'intonazione che hai dato alla voce, brividi. Di Pennywise? Sì, mamma mia, non me la fai. Non la fai. No, se no non dormo. Non me la fare, eh? No, ma che me, eh? No. La faccio, no, visto che sto a fare, non la faccio. Era soltanto per neanche dire... un accenno. Esatto, anche perché se no hai sulla coscienza almeno 5 persone che non dormiranno stanotte, quindi insomma. Non lo farei mai, non so.
era soltanto per dire che tra tutte le cose che spesso mi vengono richieste in top, a tutt'oggi in top 10 è me fai Pennywise, insomma le prime top 3 che mi chiedono fondamentalmente, quindi è rimasto comunque anche quello molto sicuramente molto nell'immaginario, ha funzionato comunque di resa della cosa. Bene. Beh, si vede. Comunque, Mauro, io ti comunico che ho appena tolto una cuffia per appizzare l'orecchio. Se succede qualcosa, io scappo. Cioè, solo che iniziamo a parlare. Esatto. Cic, io non ti volevo dire niente, ma ho visto un'ombra dietro di te. No, che... no. Un'ombra è impossibile. Ma infatti, sì, Cic, tu stai pure al buio, capito? Cioè, al buio, una cosa improponibile. Esatto. Ci vedo. Esatto. Cic. Ecco, non dorme più. Bene, Cic, è il tuo momento. Oh, allora, in realtà, come avete potuto capire, non sono un fruitore di questi prodotti. E, come dicevo, io, forse gli unici che ho visto saranno 4 i film horror che ho visto. Sì, tipo uno è L'Esorcista, come dicevo. L'altro è stato Paranormal Activity, il primo, che è sempre gli amici stronzi. E poi ho visto Non aprite quella porta e poi il quarto non me lo ricordo, forse mi ha traumatizzato troppo. Comunque, al di là di quello, da completo profano, la domanda che vi pongo è la seguente, ossia, che cosa direste per, diciamo, spronare una persona come me che ha così tanta paura dei film horror, che è stato terrorizzato così tanto in precedenza, per magari cercare di approcciare magari quali sarebbero i film da consigliare per addentrarsi piano piano nel mondo. Diciamo quei film un po' più leggeri, capito? Che ti consentono un approccio non così traumatico, sì. Così come è stato con L'Esorcista, cioè questo intendi, giusto? Sì, volevo fare un paragone ma non lo farò perché sennò credo che ci bannano, quindi okay. Era una roba con le droghe, però... Sì, vabbè, okay. Evitiamo di farci chiudere il canale, grazie, Cic. Tranquillo, sono la porta aperta. Possono nominare droghe? No, no, si no, possono. Buona sapersi. No, vabbè, in realtà sì. Cioè, ci abbiamo. Sarebbe... questo cannone lo devo levare. Ok, ciao, scusate, volevo dire. No, credo non si può incentivare all'utilizzo, chiaramente. Quindi parlandone, in teoria, non lo so. Cioè, è meglio non farlo, capito? Sì, però, vabbè, là, diciamo, drogarsi fa male, non drogatevi che esatto. Fa malissimo. Ciao, esatto. Oddio. Poi esistono dei film che parlano di droga, quindi se uno parlasse esatto. Del film, non è che potrebbe. Vabbè, esatto. Comunque, esattamente. Tipo Trainspotting. Ah, vabbè, però, però noi ce ne freghiamo delle regole di... Cioè, Twitch è troppo stringente, senti, quindi... Posso farlo l'esempio? Sì, fai l'esempio, così... Cioè, è come se un novizio si andasse a fare cocaina, invece magari poteva provare un cannoncino d'erba, non lo so. Chiaro, un una po' canna, più tranquillo. Esatto. Sì, esatto. Esatto, esatto. Quindi? Io ho fatto questo. A chi dà la parola per primo? Io andrei proprio in ordine di come li vedo, quindi Gwendalina, Emiliano e Laura. Ok. Gwendalina. Ok, aspetta che ero presa dalle droghe, non mi ricordo più la domanda. No, dicevo, quali sarebbero magari i film? Quali sarebbero... I droghi, non ti ricordi più le cose. Giustamente. Dicevo, quali sarebbero i film, i consigli che daresti, per esempio, ad uno come me, che è stato traumatizzato talmente tanto dai film horror da ragazzino, che adesso non ha proprio intenzione, almeno, cioè, di vederli. No, io personalmente gli consiglierei di guardare altro, non sarei in grado di consigliarti, cioè, se per te l'horror è traumatico, come per dirti lo è stato per la mia migliore amica che non ha mai visto un horror e non intende farlo, non mi sono mai sentita di spingerla o di cercare di... No, semplicemente è un genere che per lei non è adatto, come magari non è adatto per te, di conseguenza non vedo, io, per esempio, fra le cose che ho visto io, che ho doppiato io, non c'è niente di soft, quindi non saprei cosa consigliarti per approcciare all'horror in maniera, diciamo, graduale, ecco, cioè, o ti piace quella, ecco, piccoli brividi, sì, forse, piccoli brividi, però diciamo che tendenzialmente o ti piace il genere e... Mm-hmm. In qualche modo anche paura, ma provi della adrenalina, oppure non ce l'hai e non ce l'hai, e quindi non vedo il motivo di sforzarsi
per vedere qualcosa che magari non è il tuo. Io per esempio non guardo i comici, a me non piacciono, non fanno ridere, non c'è niente da fare, ci ho provato in tutti i modi, non è il mio genere, non mi diverto, non mi piace, e non ci provo neanche. Per l'horror c'è anche l'aggravante in più della paura, quindi no, non saprei cosa suggerirti, ti suggerirei la commedia. No, è un genere che apprezzo molto, soprattutto di più dell'horror. Quindi il consiglio è cambia genere, non approcciare. È un po' come quando gli dicono datta all'ippica, cioè... Sì, non c'è datta all'ippica, sì, datta esatto. All'ippica. Io non volevo essere così volgare e aggressiva, però sì, datta all'ippica. Datta all'ippica. La tua paura non è sana, ma è perfetto, perfetto. No, perché comunque deve essere, cioè, voglio dire, il cinema, io penso che debba essere in qualche modo... una fruizione piacevole, rilassata, poi certo impegnata per altri temi, però se deve diventare uno stress il fatto di vedere un film, perché per me è qualcosa di insuperabile, non vale la pena. Mm-hmm. Questo intendo. Mm-hmm. Cioè non c'è un film horror talmente bello che ti direi no, questo lo devi proprio vedere perché non te lo vuoi perdere a livello registico, attoriale, di luci, colori. Ok, non ho questa conoscenza, forse Emiliano sicuramente ti può dare delle risposte magari diverse rispetto a quelle che posso avere io anche in base alla mia piccola conoscenza del cinema horror. Ok, ho capito. Emiliano? Ma da un punto di vista di film che ho visto, che possono venire in mente, di generi o sottogeneri, sì, magari potrei suggerirne un sacco, ma io... E temo di non avere chiaro se è possibile suggerirti, dal mio punto di vista sempre, ovviamente, mm-hmm. qualche cosa che ti faccia superare questo, perché, e ti dico subito perché, una delle prime cose che ti avrei consigliato era proprio una roba tipo Paranormal Activity, mm-hmm. nel senso, Paranormal Activity o qualsiasi cosa tipo fare un footage di quel genere lì, quindi a partire da Blair Witch Project in poi ci sono un sacco di cose che sono state fatte con quel tipo di meccanismo, non vedi niente, non ti si fa vedere talmente nulla, non c'è niente di spaventoso, non ci sono effetti gore, splatter, sangue, cose del genere, ed è tutto lavorato sull'atmosfera, sulla paura, cioè quindi sul non visto. L'unica cosa che mi verrebbe in mente da poterti dire è che ne so, ci sono dei film che non sono assolutamente horror, sono dei thriller. So, mi fa paura lo stesso. Oh, è un horror. Tipo 14.08 potrebbe essere un mezzo è quello della camera? Sì. L'ho visto. Riccardo, benvenuto. Buonasera. Hola. Come stai? Tutto bene, ho avuto grandi problemi con internet che non mi... Ti senti tu, Ricky? Bene, siamo felici che comunque sei riuscito a risolvere e puoi farti un po' di live con noi. Grazie mille per essere qui, Riccardo. Grazie a voi. Stavamo parlando... Scusatemi, mi sposto intanto che devo prendere in carica il telefono. Ok. Devo mettere in carica il telefono, scusate. Stavamo parlando in questo momento di alcuni consigli che si possono dare magari a chi vuole avvicinarsi agli horror ed è rimasto magari traumatizzato per qualsiasi altro motivo, magari non è proprio il suo genere. Quindi Emiliano stava in questo momento consigliando dei film sul genere di Paranormal Activity. E prego Emiliano, scusa. Niente, appunto, dicevo... roba di quel genere là, tipo da Blair Witch Project in giù, cose in cui non ci sono effetti spaventosi, ma si lavora sempre su un visto, quindi sulla paura che viene evocata, per ciò che evoca e non per quello che viene evocato. Ce ne sono altri ancora, ma qui mentre in quel momento non mi ricordo. Emiliano, c'è il suono, stai parlando con delle cuffie o con delle cose, perché c'è il suono che va e viene. No, credo che dipenda dalla mia rete, perché non ho fatto niente rispetto a prima, è soltanto... Ah, la rete. No, adesso ti sentiamo bene. Sento bene. Ogni tanto la rete che fa schifo perde pacchetti di dati e quindi se gioco mi frizzo e se parlo non mi si sente. Quindi, ok. La mia rete fa schifo, non c'è niente da fare. Ci sono un sacco di altri film che io, essendo completamente rincoglionito, non mi ricordo più. Tipo c'è il film precedente dello stesso regista di Pitch Black, che è un film molto famoso di fantascienza, tanto bellissimo anche quello.
ambientato in un sottomarino, che è uno dei miei film preferiti, e in questo momento non mi ricordo come si chiama, ovviamente, in cui non si vede quasi niente, ambientato in un sottomarino durante la Seconda Guerra Mondiale. Ed è uno dei film più spaventosi che io abbia visto, per quanto mi riguarda, benché non si veda niente. E alla fine ti rimanga pure il dubbio che effettivamente magari era tutta immaginazione, non era vero niente, era semplicemente una situazione. Però, per chiudere, ho paura che non servirebbe con te, perché te proprio ti metti paura quando qualche cosa ti vuole mettere paura, non necessariamente con l'effetto splatter, cioè con qualche cosa che crea inquietudine, tu rispondi completamente a quella suggestione e quindi ti terrorizzi. E giustamente dici, ma io non mi voglio terrorizzare, quindi non fai quel tipo di esperienza. Sì, ma infatti cioè, sono proprio i film che puntano proprio sull'immaginazione o comunque sul vedo o non vedo che sono le cose che a me fanno peggio, cioè mentalmente, il fatto di... Sì, sono quelli che mi ammazzano di più. Cioè non aprite per quella porta, per quanto mi abbia fatto paura. Non mi ha fatto paura come l'esorcista, come anche stesso Paranormal Activity. Cioè, per assurdo forse, ti potrebbe lentamente assuefare alla parte paura evocata il vederti proprio i film super splatter, in cui l'effetto sanguinolento, l'uccisione, la decapitazione, diventa fumettistico, diventa esagerato. E forse a quel punto, visto che mi dici che non aprite quella porta, ti ha fatto meno impressione del resto, se ti dovessi andare a vedere, ti dovessi consigliare, dico, poi, allora, guardati il film che ha messo il punto al genere splatter per 15 anni, che è stato Brain Dead di Peter Jackson, prima che facesse il salto e diventasse, diciamo, un regista mainstream di cose normali. Lui era super nerdone, appassionato di horror e di splatter, e lui si era fatto prima un film che si chiama Bad Taste nei weekend con gli amici suoi in 3 anni, e poi ha fatto questo Brain Dead, che è un film comico, perché è fondamentalmente un film comico in cui succede qualunque cosa, c'è la più grande orgia di sangue, cadaveri, zombie, robe, persone decapitate, cose che camminano, non c'è mai, che tutto. È appunto divertente, ma anche in quel senso lì. Quindi se forse se dovessi farti proprio un consiglio, ti darei questo. Prova col super splatter, che forse allora ti aiuta a sorpassare un po' certe cose. Il super splatter. Ci proviamo insieme, man? Va bene, ma a me basta che non mi fai vedere tratto da una storia vera, perché se no muoio. Cioè, tipo... Io ce l'ho un consiglio. Ah, Laura. Ah, è vero, manca Laura. Certo, è vero. Sentiamo Laura. Allora, comincia con Chi l'ha visto, poi Un giorno in pretura, questi qua, e poi dopo secondo me puoi andare con tutti. Cioè, una volta che hai affrontato questo, tutte le interviste della Leosini... Queste cose qua sono abbastanza... Storie maledette. Vai tranquillo. Se superi quello, vai, puoi guardare qualsiasi horror. Stiamo parlando di horror per iniziare a vedere gli horror, quindi... Esatto, sì. Se hai qualche consiglio, Riccardo, da dare... Gli horror quando hai il terrore e sei stato traumatizzato da piccolo. Gwendalina, penso che hai un piccolo problema al microfono, perché si è sentito un... Sì, vediamo un po'. Prova un attimo. Comunque vi posso raccontare che mi faceva mio fratello quando ero piccola. Vi ricordate quella canzone? Non mi ricordo di che film, che faceva... Profondo rosso. Ok, c'erano... I Goblin, Dario Argento. Ah, no. Suspiria? Ah, Profondo... No, era profondo rosso. Ok, c'era il mangiadischi, c'era il 45 giri. Allora lui metteva il 45 giri dentro il mangiadischi, poi prendeva la sedia, lo metteva in alto e si chiudeva in bagno. Io rimanevo da sola con... Questi sono scherzi tra fratelli. Vedi, scherzi, però io ci sarei morto con uno scherzo del genere. No, ma infatti... Comunque un po'... posso fare un film che a me piace molto. Allora, a me piacciono molto gli horror, non sono proprio un esperto forse, però un film che secondo me è apprezzabilissimo, anche se non vai pazzo proprio per il genere, è abbastanza recente, non so se l'avete visto, It Follows. No. Bellissimo.
No. È un bellissimo film. Aspetta, ripeti che non ho capito. It Follows. Questo segue. Sì, esatto. No, non l'ho mai visto. È un bellissimo film che tramite un incipit che all'inizio può sembrare anche particolare, no? E sicuramente peculiare, il fatto che la protagonista ha un rapporto sessuale con un ragazzo che tramite questo rapporto sessuale gli passa una maledizione. E questa maledizione prevede che lei verrà per sempre perseguitata da questo mostro che cammina e basta, cammina lentamente, quindi non è che la insegue, però prima o poi la raggiungerà. E quindi lei per tutta la vita dovrà vivere con questa paranoia incredibile. L'unico modo per liberarsene è trasmettere questa maledizione a qualcun altro avendo un altro rapporto sessuale. Che... Ma hai spoilerato tutto il film, Riccardo. questo è l'incipit. No, ci hai detto un po' a capirla questa cosa. Non è super... Vabbè, è uscito già da un po', si può spoilerare. Ma sì. Tanto non credo che il GIC, dato che ci... No, perché se pure i rapporti sessuali mi devono diventare una roba che mi angoscia, scusate. Però non è non è mai... La cosa che a me piace di questo film è che... GIC, ottimo, la prossima che potrebbe essere la maledizione della vita. La cosa bella di questo film, secondo me, è che raramente, se non sbaglio quasi mai, usa... lo spavento, insomma, quello che noi siamo abituati quando andiamo a vedere gli horror, cioè il jumpscare, no? Quello che è fisico, invece usa un'inquietudine più lenta, una paranoia, più un'ansia che altro, ecco, diciamo così. Ci sono pochi momenti veramente più psicologico, forse sì. Beh, forse sì, per approcciarsi. No, secondo me invece per approcciarsi potrebbe essere anche il giusto compromesso, no? Cioè non c'è quella cosa del oddio, devo la musica pressante, il jumpscare che dici, però c'è quell'inquietudine che poi ti porti dietro. Quindi a me è incuriosito come storia, devo dire, Riccardo. Poi le musiche, secondo me, di quel film, la colonna sonora è proprio il top, perché c'è queste musiche molto... un po' con questi sintetizzatori, anni 80 forse. Tipo Stranger Things, intendi, come musica? Qualcosa di simile, esatto. Comunque Mauro, sai cosa potremmo fare? Cioè, no. Ancora no. Vergini della nostra paura nei film horror, sì. Potremmo offrirci gratuitamente per andare a registrare delle urla per i film, cioè ci mettono davanti la scena, tanto sicuro. Dici l'urlo viene spontaneo. È verissimo. Sì, però lì verrebbe un urlo, cioè tipo, ah, capito? Cioè, esatto, tipo. È vero. Allora, dato che vedo qualche domanda in chat già evidenziata, quindi ragazzi evidenziate le domande perché tra poco iniziamo a fare le vostre, usate il gigawatt del canale. Sì, scusatemi se vi interrompo, siccome vedo che ho problemi di linea, batteria, non so, sapete, sì. Io sono la meno tecnologica del gruppo, potrei sparire a un certo punto e rientrare. Va bene, grazie. Non ci sono problemi. Esatto, nessun problema. Io però prima di passare alle domande della chat chiederei proprio a Riccardo, no, la domanda che ha fatto Spanky poi a Guendalina, Emiliano e Laura, la estendere anche a lui, cioè nel senso, com'è stato doppiare poi in uno dei film che poi era iconico prima ed è diventato anche cult adesso, che è It, no? Emiliano ci ha dato le sue sensazioni e volevamo chiedere anche a te, insomma, se è stato anche tu amante di film horror, quindi una bella soddisfazione ma anche una responsabilità. Certo. Allora, io ricordo che quando arrivò quella lavorazione mai avrei pensato che avrebbe avuto quel successo, cioè mi ricordo che comunque pensavo che fosse un film di buona qualità, un film comunque figo che avrebbe avuto una presa sul pubblico, però da lì a diventare, se non sbaglio, uno degli horror più... Mi sono andati meglio al bottesimo di sempre, o sbaglio? Mm-hmm. Meglio dell'Esorcista. Sì. E questo non l'avrei mai pensato, perché poi di lì a poco appunto uscì su tutti i telegiornali questa cosa. E non avevo mai visto l'originale, forse, insomma, non è proprio un film della mia generazione, però... Una volta fatto il film me lo sono andato a spulciare.
Mi ricordo che però fu molto divertente interpretare questo ragazzo, anche un po' più piccolo di me in realtà, perché già lì avevo, mi pare fossi già quasi maggiorenne, invece era un ragazzino giovane che si trovava in questa situazione appunto assurda e molto inquietante, per quanto poi le scene horror di per sé le vedevo poco quando abbiamo doppiato, perché a parte qualche urlo, insomma, il mio personaggio aveva poco a che fare con magari con la scena che poi era magari le più forti nel film, tipo quando esce dal frigorifero. No, cos'era? Era un frigorifero o era un armadio? Non mi ricordo. Era un armadio. Quando esce dall'armadio e tipo si contorce tutto. Io mi ricordo che quella scena mi ha molto inquietato quando poi l'ho visto al cinema. Però no, è stato bellissimo, molto divertente. Sono contentissimo che quel film abbia portato tanta gente in sala, anche perché era un film assolutamente niente male. Cioè, proprio un bel film horror che è raro trovarli, no? Certo. Si va a vedere film horror che sono uno quello all'altro. Mm-hmm. Ancora più raro è il fatto che fosse un remake, che di solito rovinano sempre. Esatto, sono anche se secondo me ci sono dei remake molto, molto fighi di horror, tipo a me piace molto la... non mi ricordo quanti sono, sicuramente sono almeno due, il reboot di... come si chiama? Dio di pane. Halloween. Ah, ok. No. Reboot di Halloween. Sì. Sì, di zombie. Il regista si chiama Zombie, se non sbaglio. Ok. Andiamo alle domande della chat. Solito jingle che mettiamo di solito. Ragazzi della chat. Bene, io questo poi lo cancellerò dal roadcaster perché è troppo. Non lo farai. Lo minaccio ogni volta, ma sono non lo faccio, lo faccio. Allora, la prima domanda che vedo è di Roberto. Ciao Roberto, domanda inquietante. Qual è il vostro... Aspetta che mi muto. Aspetta, qual è il vostro serial killer preferito? Ma perché abbiamo un serial killer preferito? non lo so. Avete un serial killer preferito? Domanda. Cioè, serial killer reale, quindi un vero assassino? Sì, penso di sì. Oddio, no, io credo dei film. Mettiamoci tutto, cioè nel senso... Io la prima cosa che ho pensato è Jack lo Squartatore, però insomma, dire che il mio... Tu hai pensato a uno reale. Ho pensato a uno reale. Cioè, io ho pensato al Mostro di Firenze, ma non perché sia il mio preferito, semplicemente mi è venuto in mente lui. Esatto. Io non penso... Tu non ci pensi, esatto. Quindi non so chi ce l'ha pronto, chi vuole rispondere. Io non riesco a pensare a un reale serial killer preferito per me. Manson. Sto doppiando, ad esempio, una serie per Netflix dove doppio Jeffrey Dahmer, che è uno dei più famosi serial killer del mondo. Beh, cioè, è famoso, non è che è... Cioè, che figo, questo mangiava le questo le dava un altro, le congelava, questo le lobotomizzava, cioè non è che ci sta molto, parliamo di film, è meglio. Beh, avevo modus operandi, niente male, tipo dovresti dire. Allora aspettate, se parliamo di film voglio cambiare la mia cosa. Johnny il Rosso, il serial killer di The Mentalist. Sì. pazzesco. Okay, voi chi lo avete? Laura, si chiama quella serie? Aspetta, Dexter. Mi devi dare tempo perché sono rincoglionita. Va bene, quando ti andava viene? Prima su Sky, adesso è arrivata pure su Netflix. E lui è quell'attore. Vabbè, non dici Dexter, no, Laura? No, non sto dicendo Dexter. Neanche American Story. La protagonista che fa la commissaria, eccetera, eccetera, è quella che ha fatto Twin Peaks. No, Twin Peaks. Vabbè, adesso lo cerco. Ok, adesso riusciremo a capire qual è. Mi fa come me che sto col foglietto. Sì. Vabbè, ma non è una cosa che ho fatto io, è una cosa, lei la doppia Claudia Catani. E lui non mi ricordo chi lo doppia. Va bene, datemi 5 minuti, parlate d'altro. Intanto andiamo. L'attrice è Kate Winslet. Kate Winslet, no. Non lo so. No, Kate Winslet la fa Chiara Colizzi. Sì, ok.
Lei ha fatto una serie poliziesca e dove erano due con... Vabbè, adesso ci attiviamo anche noi su Google. Comunque cerchiamo... una serie inglese. Va bene, adesso lo cerchiamo. Parlare di serial killer, allora, da film, non volendo andare su soprannaturale, perché in quel caso avrei Freddy Krueger senza ombra di dubbio. Freddy Krueger. Mio preferito in assoluto, dico Michael Myers. Ah. Sono d'accordo, io mi accodo. Riccardo è d'accordo. È una delle mie serie horror preferite. In generale, c'è un fascino il personaggio. Sono d'accordissimo. Ok, Gwendalina, tu ce ne hai uno pronto? Non mi viene. No, per me è Jack un portatore, ragazzi. Proprio innamorata da sempre di quel personaggio. Aspetta, adesso la trovo, datemi 2 secondi perché prendo l'iPad. Va bene, va bene, va benissimo. Intanto andiamo a rispondere a un'altra domanda che vedo qui. Fanpage, ciao. Qual è il vostro film horror preferito? PS, ne dovete scegliere solo uno. Quindi farei iniziare, non so, Riccardo. No, aspetta, io ci devo pensare. Ci devi pensare, Gwendalina, Emiliano, chi ce l'ha? Io... Guarda, per me è l'Enigmista. Soul Enigmista. Per me è il volume 1, è stata una cosa proprio devastante, cioè alla fine è un uomo in una stanza legato a un termosifone, quindi voglio dire, cioè, fare tutto un film così su una cosa del genere non è neanche semplice, però per me è stato in assoluto il più terrorizzante e meglio fatto. Non ho visto i successivi, quindi non saprei dirti, però il volume 1 di Soul Enigmista per me è stato proprio top. Ok, il volume 1 di Soul. Allora, io la so, Ah, sentiamo, vai. Siamo curiosi. Allora, la serie si chiama The Fall, vai. È con Gillian Anderson e il serial killer è Jamie Dornan. È fichissimo. Okay. Jamie Dornan. Perché tu non pensi che lui sia un serial killer. Fantastico. Quindi l'hai spoilerato anche tu. No, si sa da subito che è lui. Ah, ok. No, si sa da subito, però tu non fino alla fine... Capace. Fino alla fine non ti capaciti che lui sia così. C'è da dire che noi con doppiaggio io spesse volte ho beccato il cattivo alla battuta 1, perché in qualche modo sai che poi il cattivo sarà lui, perché cioè, è stato particolare, no? Tu senti la voce di qualcuno che non dovrebbe essere nella sceneggiatura capita e invece tu sai che è lui e quindi... Di conseguenza l'associ che sarà lui poi. Perché succede questo, che magari è una voce importante e tu dici vabbè, arriva questo che è un nessuno, con questa voce importante. Esatto, c'è qualcosa sotto, non è che alla voce importante gli danno 3 righe. Capito? E allora vuol dire che quello è l'assassino. Potrebbe essere il direttore. No. È così, per cui noi siamo rovinati. Esatto. Va bene. Sì. Mi ricordo tanti anni fa, adesso non mi ricordo il titolo, ma quel film dove c'era Colin Firth al telefono, che parlava con l'assassino. Me lo ricordo. Ok, e chiaramente tu quando poi senti l'assassino che parla nella vita, lo becchi subito e dici, allora è lui, però solamente perché sai che quella voce è associata a quel personaggio. Vabbè, quindi diciamo che lo becchi con facilità. I soliti sospetti, sì, esatto. No? Pure. Anche, certo. Però diciamo che è una deformazione professionale, se vuoi, no? Che capita magari a noi che conosciamo quella tipologia lì di voci, capito? Mm-hmm. Chiaro. Emiliano, Riccardo, ci avete pensato? Ce l'avete il nome? Ci ho pensato, però vorrei prima sentire Emiliano. Ok. Purtroppo rimango indeciso come quando ho iniziato a pensare. Non ho risolto. Raffreddi? Stiamo lì, non so se scegliere
Freddy Krueger o Michael Myers, ma sono quelli con cui mi sono cresciuto, sono dei plasticoni per quanto mi riguarda come film, quindi parliamo di Halloween il primo o di Venerdì 13 il primo, che tra l'altro il primo Venerdì 13 non ha quasi niente a che fare con il mito di Jason, per cui poi è diventato dopo, però il film è bellissimo. È figo il primo. Sì, molto figo, molto figo. Io credo di scegliere Halloween, ma in realtà potrei benissimo sceglierne un altro, però va bene lui, va benissimo. Va bene Halloween, ok. Riccardo. Okay. Io ero indeciso, nel senso che se lo contiamo come film horror, se ci penso, sarà scontato, però mi viene da dire Shining, non lo so. È qualcosa che proprio, sai, secondo me, non riesco a non pensarci se provo a pensare al mio film preferito horror. Se non lo contiamo, allora anch'io Halloween, tutta la serie, in particolare, insomma, quello originale. E poi se ne posso... Io so anche questa cosa, che quando penso alle mie cose preferite, tendenzialmente mi viene da pensare sempre alle cose più recenti che ho visto. Cioè, non so se a voi capita questa cosa. Sì, capita. Però io... Adesso mi veniva tantissimo in mente il film di Shyamalan, non so se l'avete visto, che mi è piaciuto tantissimo. Devil si chiama? Quale? Devil si chiama, mi pare? Non lo conosco. È ambientato tutto in un ascensore. Ah, quello in cui c'è il diavolo tra una delle persone chiuse dentro. Esatto. Ah, l'ho visto. E mai l'ho visto. No, mamma mia, raga. Mi fate venire la fobia degli ascensori dopo, del diavolo. Molto figo. Fortuna che adesso abito al primo piano, Mauro. Perfetto. Cosa? È vero. Adesso abito al primo piano, per fortuna. Quindi non c'è bisogno dell'ascensore che lo prendi. No. Non lo prende più, va a piedi. a piedi. E, Laura, un film, se, la domanda era se dovessi, aspetta, la riprendo, sì, il killer preferito, no, il killer preferito era quella di prima che non mi ricordo se hai risposto, e poi c'era il film horror, sì, preferito. Il film horror preferito era questa. Il film horror preferito? Sì. E perché non ne ho visti tanti, questo è il problema. Diciamo che ti posso dire questo, ti posso dire il libro, quello lì che mi lavava i denti al contrario. Si chiama Il trattamento e la scrittrice si chiama Mo Ider. Ok, Il trattamento. Sono morta di paura. Sì. Jackie ci chiede, buonasera a tutti, ci sono delle difficoltà specifiche nel doppiare un film horror rispetto ad altre tipologie? Sì, dipende, le urla. Dipende, esatto. Se muori o no, giusto? No, ma negli horror si urla di più, di media, se uno deve fare la media. Negli horror capitano gli strilli proprio di paura, che sono delle cose particolari. A meno che non sei il killer tipo te con Pennywise, o no? In particolare Antebellum inizia tutto così, cioè Antebellum inizia con una scena allucinante, poi non so cosa si può dire per lo spoiler o cosa no, però andati in onda, io sono passati 2 anni, penso che possiamo parlarne seriamente, però la scena iniziale è veramente molto tosta e comunque... per forza di cose, per quello che accade, sei emotivamente, almeno nel mio caso è stato molto molto forte emotivamente doppiare quelle scene lì, perché sono state scene impegnate, è una scena di uno stupro fondamentalmente, inizia così Antebellum, quindi puoi immaginare l'implicazione emotiva che ci può essere dietro a questo, no? Perché comunque sia tu stai là e sei... molto dentro a quello che fai e sei tu, sei lei, e quindi per me è stata veramente impegnativa come impatto e come inizio. Altre cose invece meno, su altre tematiche horror, che ne so, American Horror Story, quando il mio personaggio squartava in due, il protagonista
mi faceva meno effetto, perché era una cosa molto meno, diciamo, poteva essere realistica, ma per come era stata studiata e girata era molto meno reale di quello che poteva essere la realtà. Invece Antebellum inizia con la realtà, quindi è sicuramente più impegnativo, almeno per lui. Ok, ok. Quindi principalmente le urla, quello che hai detto te, Gwendalina, Riccardo, Emiliano, se volete aggiungere qualcos'altro. Insomma. Io penso, che poi però questo lo lascerò dire a Emiliano perché a me non è mai capitato, però un personaggio come Pennywise, no? Quindi il mostro, il cattivo di turno, si porta dietro delle difficoltà molto grandi, perché fare ridere è una cosa, fare paura è molto difficile, cioè perché pensateci un attimo quanto è difficile essere, come si dice, essere spaventosi ed essere credibili, è qualcosa di secondo me immensamente difficile. Non mi è mai capitato, mi piacerebbe perché sarebbe una bella sfida, però ok, è vero, dice bene. È vero. Quindi è tutto ok. Sì, beh, diciamo che il cattivo, infatti spesso a noi capita spesso di doppiare horror di cui in sala ridiamo, perché appunto il cattivo, ma se non sono fatti molto molto bene, magari appunto il cattivo non è credibile, la situazione, lo svolgimento dello scontro, della fuga è tutta poco, poco credibile, anche quella surreale e cose del genere. Quindi è vero quello che dice Riccardo, cioè di riuscire a far paura con credibilità in qualche modo, con una veridicità di fondo, non è facilissimo. Io ho doppiato horror orribili di cui ancora rido, che tra l'altro un paio me li sono anche comprati, però, e poterli avere, e poter, che sono anche un amante del trash io da sempre. Anche questa vuoi vedere una cosa veramente orribile, tieni, guarda questo. In qualcuno ci ho pure recitato in un horror come attore, proprio una delle cose più brutte che abbiamo mai visto. Che cos'è? No, lasciamo. No, lo vogliamo sapere ora, scusami. Che fai, scagli il sasso e poi nascondi la mano? Ma non devo dirlo, io c'è nella mia filmografia, se andrei su internet, si chiama Hell's Gate, è una roba... Lo scarico, lo andrò a vedere. Guarda, abbiamo trovato, Emiliano, abbiamo trovato la chiave di volta per far vedere a Gic un horror. Sì, anche se non è proprio una bellissima sceneggiatura quello lì. Poi, gli horror brutti hanno un grandissimo potenziale comico, secondo me. Esattamente. Hanno il giro e diventano proprio dei cult della risata. Esattamente. C'era un cult degli anni... anni 80, prima anni 90, che io e i miei amici, appunto, nerd dell'epoca, eravamo amanti dell'horror, dello splatter e del trash, abbiamo adorato per sempre un film che si chiama The Intruder, si trova ancora. Sì. È tutto ambientato all'interno di un supermercato, che è una specie di centro commerciale che chiude di notte, e dei ragazzi erano entrati dentro e rimangono chiusi dentro con fondamentalmente un assassino. Ed è uno dei film più divertenti della faccia della terra. Perché, mi segnerò anche questo. No, vabbè, c'ha delle cose anche di regia, delle cose incredibili, l'inquadratura... è il film con il più alto numero di soggettive senza senso, tipo uno va a rispondere al telefono, c'è la soggettiva da dietro la ghiera del vecchio telefono, no? Di quello che si avvicina, fa secondo dici, ma cosa sta succedendo? Perché vedo la cosa dal punto di vista dei tasti della ghiera del telefono. Quindi è trash praticamente? Eh sì, è trash, è indubbiamente diventato trash, però non è che nessuno faceva film trash dicendo adesso faccio un film trash. All'epoca facevi un film, ti veniva uno schifo e diventava un film trash se faceva uno strano salto dall'altra parte. Sharknado. Per la nostra generazione penso sia eclatante il caso di youtuber come Yotobi che hanno marciato su questi film terribili. Sharknado. Capito, vabbè, quello sì. Ah, ce ne sono tantissimi. Quindi sì, per finire è vero. Invece farlo, diciamo, con cognizione di causa e con un risultato veramente spaventoso non è facilissimo. Ma lì dipende dal film, chiaramente. Se noi parlando di doppiaggio, abbiamo una strada che ci ha comunque già disegnato qualcuno davanti. E in quel caso lì, come per esempio quello di Hit, la strada era un'ottima strada. Dovevi seguirla al meglio possibile, ma era lanciata verso la sua funzionalità, cioè far paura e poi intrattenere. Ok, ok, un'ottima strada. C'è una domanda a particolare da September 405 che chiede, ma doppiare horror causa ansia? E in caso la causasse, come la si gestisce?
cioè, nel senso, io immagino che, ad esempio, io ho paura, no, dell'horror, quindi avendo, ipoteticamente, essendo un attore, un doppiatore che si approccia a un prodotto del genere e devo vedere magari delle scene forti, mi può causare un'ansia che può anche andare un po' a influire, no, su quello che è, può, sì, essere il risultato, quindi può causarlo. A me è successo. Ah, ok, Laura. È successo, ma non con un... non era un film proprio horror, cioè, aperte le virgolette, era una... tratto da una storia vera. Ecco. Mi ricordo che, vabbè, la personaggio che facevo io, la famiglia aveva deciso che doveva morire. E per ucciderla, diciamo, la ingannano e la portano, le dicono che deve incontrare la nonna con tutta la famiglia, eccetera, eccetera. Si fermano per il viaggio, siccome il viaggio era molto lungo, si fermano a un autogrill dove c'era anche un albergo. E poi i fratelli maschi la chiamano e la fanno scendere. Lei scende e le fanno attraversare l'autostrada. Dall'altra parte della strada, perché lei riesce ad attraversare, dall'altra parte della strada c'era l'altra famiglia degli altri parenti che invece la ributtavano nell'autostrada. Lei attraversa un paio di volte, poi ovviamente passa un tir e la prende. E io, quando ho visto questa scena, mi è venuta un'ansia, ma un'ansia tremenda, perché, cioè, era vera. Io sapevo che era tratto da una storia vera. Per cui mi ricordo che mi girai e c'era Maria Pia Di Meo che faceva la direttrice. Io gli feci: guarda Maria Pia, io la posso fare una volta, per cui io adesso la incido e dopodiché io me ne vado a casa perché non riesco. E niente, incisi la scena e poi niente, ho preso la borsa, ho preso la giacca e me ne sono andata. Ah, e come andava, andava, ma sono stata male penso una settimana. Immagino. Un'ansia tremenda, ma non era, capito, perché era vera. Certo, perché era una storia vera e quindi, cioè, è quel discorso che facevo prima. Poi le storie vere, quando sai che è tratto da una storia vera, sì, a volte ci romanzano un po', però ti colpisce molto di più, perché tu pensi, oddio, sto vedendo un prodotto che è, sì, una finzione, però che va poi a riprodurre quello che è stato la realtà. Sì. E poi un altro film mi è successo, c'era una degli scalatori, praticamente dovevano scalare praticamente non riescono ad arrivare in cima. Sì. Uno degli scalatori muore e l'altro rimane appeso a una corda. Anche questa è una storia vera, e praticamente io facevo la sua moglie, e riescono a, cioè, cercano di salvarlo, però la corda è troppo più in là, non riescono a riprenderlo, per cui la moglie rimane a parlare con lui, lui appeso, semi congelato, no? E lei rimane a parlare con lui tutto il tempo finché lui muore. Lì pure, aprite cielo proprio, e lacrime, le cose, io devastata, no? Ma quanto tempo fa l'hai fatto questo film, Laura? Non mi ricordo, tempo fa, però era anche quello una storia vera. Ok, quindi... Vabbè, poi basta, ho finito il resto, quindi a te a te è successo, insomma, Sì. L'hai gestita in questo modo. Invece a Emiliano, Riccardo, Guendalina, a voi è successo di provare ansia che andasse poi a ripercuotersi sulla sì. performance? Sì, la domanda riguarda gli horror. Beh, io per esempio veramente bello, ma sì. Mi sono dovuto fare una pausa prima di riprendere dopo la scena iniziale dello stupro. È stata veramente, non mi era mai capitato, perché mi è capitato di doppiare altre cose, tante altre situazioni, ma forse era talmente fatta bene, era talmente realistica che poi mi sono dovuta fermare un attimo. Poi ho la fortuna che il direttore era mia madre, Claudia Razzi, e quindi ha capito, mi conosce bene, ha
capito perfettamente che avevo bisogno di un attimo di pausa per poter rientrare, perché comunque stai là, strilli, sei straziato, cioè non so come dire, sei tu. Certo. È una cosa incredibile che sei tu, in quel momento sei tu, e quindi solamente in quel caso mi è successo di dover fare una pausa. Ok. Nel caso specifico di Antebellum, in altre cose no, perché poi voglio dire, tu sei là, lavori, sei concentrato, devi portare un risultato, tutta una serie di cose, quindi sei molto... Però in alcune cose, nel particolare in Antebellum, per me è stata tosta, ho avuto bisogno di una pausa perché era troppo. Era per me. Ok, era quello che vedevo e quello che dovevo fare. Ok, no, non è chiaro, è chiaro. Emiliano? Dicevo, no, se parliamo di horror e splatter, no, non mi è mai successo di spaventarmi o a ansiolizzarmi tanto da dovermi fermare, però in quasi la totalità delle cose che faccio, che ho fatto, di sicuro in quelle più belle che mi hanno toccato di più, io ogni due per tre piango, mi immedesimo, mi viene l'angoscia, cioè dipende ovviamente dal tipo di personaggio, dal tipo di percorso, anche dal tipo di argomenti che mi possono toccare di più o di meno a livello istintivo. Se si parla dei figli, addio, per dirne una, cioè proprio posso piangere per sempre, sentirmi angosciato per sempre, però... E quindi per me è più che altro una regola, cioè mi capita tantissimo, proprio molto molto spesso, di partecipare con quello che ho di mio e immedesimarmi con quello che ho di mio nel corso del personaggio. Ma per quanto mi riguarda è proprio uno dei motivi per cui faccio il mio mestiere, cioè per me recitare è esattamente questo, è la possibilità di provare delle emozioni reali che però non riguardano realmente il tuo percorso di vita. Sì. Quindi non è che veramente devi morire o ti devono picchiare a sangue, devono ammazzare la famiglia, o devi essere seguito da un demone, o devi averci il figlio malato, o perdere la madre in un incidente. Però sono tutte cose che quando le reciti, se fai questo mestiere perché lo ami e perché lo vuoi fare in un certo modo, le vai a trovare dentro di te, e quindi quelle emozioni le vivi veramente. Poi dopo, quando hai finito, sì, ti fai un altro piantarello, ti fai un attimo questo, e poi... figo, perché è catartico, poi insomma non è che lo dico io, da sempre, da quando esiste, esiste, che viene vista così, la recitazione è una possibilità di fare un percorso curativo in qualche modo, o migliorativo, o utile in questo senso, per le tue emozioni. Ok, grazie della risposta. Riccardo? La definizione di catarsi per eccellenza. È vero. Sì. Riccardo? Guarda, io ho poco da dire perché Emiliano ha trasposto in parole veramente quello che penso. Molto meglio di come potrei mai fare. Quindi è così. È proprio come ha detto lui. A me gli horror non colpiscono in un modo che mi fanno sentire male dopo, anzi mi divertono. Per me l'horror è divertente, a parte appunto quando ci sono magari degli horror un po' più psicologici, magari che vanno più nel profondo. Tendenzialmente l'horror per me è divertente. E quindi veramente non mi è mai successo di essere colpito nel profondo da una scena horror. Mi è successo sicuramente di farmi prendere molto da scene pesanti, cose che ho doppiato, ma perché quello fa parte del nostro lavoro. Magari la cosa bella è che ti si lucidano gli occhi, ti emozioni, ti viene il cuore in gola, e poi finisce la scena, ti prendi due respiri e è tutto finito, capito? Non so come dirti, è il bello del nostro lavoro. Ok. C'è una domanda dove vi chiedono se avete una sorta di rituale quando guardate gli horror, nel senso vi piace guardarli in compagnia o da soli? Luci spente o accese, di giorno o di notte? Io l'ho già detto, per me è di giorno, quindi... Esatto, Gwendalina ha già detto proprio... Anche da sola, però col sole... Ok, quindi anche da sola, però la condizio sine qua non è che ci sia il giorno, la luce e il sole, ok. E invece, non so, Laura, tu hai una preferenza? Compagnia, quella è la condizione necessaria. Sì, sì, sì. Però giorno o notte non ti cambia niente, poi alla fine se la luce... No, basta che c'è gente a casa e che rimane a casa,
Ok, che rimane a casa. Non mi ha lasciata da sola. Ok. Poi buonanotte, ciao, buonanotte, no, tu no, capito, no, col mostro no, dietro l'armadio. Io avrei il terrore magari se guardo un film con un'altra persona e questa persona a metà film dice si alza, no? Magari deve fare qualcosa e poi non torna più. Io conto i minuti finché non torna, cioè inizio a pensare, oddio, è andato là, l'hanno sgozzato, non torna più, adesso è il turno mio. Quindi... Hai anche paura di andare a vedere. Esatto, perché che sì, vado rimani, a vedere, rimani bloccato. Vado a vedere, A, trovo il cadavere, B, poi magari trovo lui mentre sta è ucciso. Che poi nei film horror hai visto che vanno sempre a vedere, ma perché? Sì. Nella vita non andresti mai, no? Scappa, oppure si separano. Si separano. No, è sbagliato. È sbagliato. E invece lo fanno. Perché alla fine nel locale caldaio ci sono andata e poteva essere un perfetto inizio, un incipit perfetto di un film horror perfetto. Esatto, è vero. E Emiliano, tu hai un tuo rituale, diciamo, per... No, essendo un consumatore della prima ora di questo genere di cose, mi sono visto anche un sacco di horror per conto mio, poi da quando ci stanno streaming a letto, sul tablet, sul portatile, mentre addormenti, mentre stai in vacanza, cioè, li vedo ovunque. Adoro il rituale di vedersi un film particolarmente gustoso horror insieme ai miei amici, quelli proprio storici, che sono i miei veri amici, i miei amici del liceo. Lì che nomino spesso e che condividono anche insomma, tutta questa sequenza di passione, ci siamo formati insieme. Lì mi piace perché diventa il rituale in cui con persone che conosci da una vita vai a godere, a condividere un'esperienza poi alla fine ludica, perché come dice Riccardo, per noi gli horror le cose sono dei divertimenti, cioè è proprio festa, andiamo a divertirci. Beh, in particolare gli slasher per me sono proprio grosse risate. Cosa? Ah, il slasher, certo. Il slasher sono proprio grosse risate, cioè che ogni volta che muore uno muore in un modo così assurdo che ti fai... Beh, ma sono costruite apposta, infatti, a tenere in quel modo lì. Scusate l'ignoranza, ma cosa sono gli slasher? Che sono? Esatto, stavo pensando... Venerdì 13, anche Halloween, sì, Halloween. Ah, okay. Tutti quelli che prevedono che ci sia un killer che... di solito non può essere fermato perché è fortissimo, potentissimo, magari è anche soprannaturale, no? Sì. E uno ad uno ammazza tutti questi ragazzi che spesso hanno delle personalità molto stereotipate. Diciamo, lo stereotipo più grande, okay, proprio da Venerdì 13 è ragazzi tutti in una baita al lago, che uno c'è la ragazza bionda, popolare, stupida, e c'è quello figo palestrato. Che è la prima che muore di solito. Poi di solito in questi film quello che si serve è sempre quella casta, no? Cioè... Esatto. Negli horror tutte le persone che rappresentano, come si dice, la popolarità, i ragazzi che magari rappresentano proprio, come si dice, tutti quelli che sono tra gli adolescenti nella parte sociale più alta muoiono per primi tendenzialmente, soprattutto hanno fatto un sacco di saggi, libri, studi sociologici molto interessanti sulla costruzione di questo tipo di trama, di base, no? di questi film. Da un punto di vista sociale è anche interessante che cosa rappresenta, e per esempio, visto che questo tipo di film nascono fondamentalmente post 68, intorno al 68, quindi fine anni 60, primi anni 70, sono film che avevano all'interno, rispecchiavano il collegamento con il concetto che il sesso era il demonio, cioè il sesso era il peccato, chi faceva sesso sbagliava e andava punito. Infatti in tutti gli slasher movie i primi che muoiono sono quelli che scopano, sì. E se uno invece è casto e puro si salva. Quindi è anche un punto sociologico all'interno di, è culturale, all'interno degli horror ci sta un sacco da studiare, un sacco da vedere, da capire, ci sta parecchio materiale, ci hanno fatto un sacco di studi effettivamente, anche interessanti, libri, cose. Comunque l'avevo rimosso, però un altro film horror di questa tipologia che ho visto è stato Quella casa nel bosco. Ah, se non sì. mi sbaglio, che il finale è un'atrocità, nel senso... roba sovrannaturalissima, però effettivamente c'è quello schema ricorrente, no, della ragazza casta,
però in quel caso volevano ucciderla lo stesso per utilizzare il sangue della pura per la vergine, certo. Sì, sì, cioè quella roba là. Però effettivamente, perché, beh, in realtà poi col tempo si è anche discostato da quei concetti, certo. Perché sì, pensi, sì. Comunque, ci sono tanti film della nuova onda, non so come dire, della nuova wave, generazione, che secondo me esplorano in molti campi interessanti. Per esempio su Netflix c'era Bird Box, no? Che non so se avete presente, sì. Si è basato sul fatto che questa ragazza non può guardare il mostro, oppure c'è pure quello in cui, adesso non mi ricordo come si chiama, quello in cui i mostri sentono qualsiasi rumore, è l'unico modo in cui vedono questi mostri, quindi si crea tutta una società per scappare da questi mostri, sì. Non fare rumore, no? Quello è sono varie. Secondo me questa fase sperimentale è molto divertente, no? Sì, no, è verissimo, è verissimo. Ma vado un attimo, torno subito. Ok. Benissimo. Riccardo, con questo approccio bisogna che ci guardiamo un film insieme la notte, perché magari con te che prendi tutto a cazzeggio a ridere, forse ci riesco a guardarli anche la notte. Ma guarda, io i film horror mi piace guardarli solo la notte, per esempio. Io li guardo solo la notte, sennò non c'ha senso. Cioè non mi spavento, non mi spavento. No, mai. Tu perché non c'eri all'inizio, ma io sono di giorno invece, se no non di notte da sola in mezzo alla campagna romana, no. No, da solo non mi piace tanto, perché è divertente condividere quel momento con qualcun altro, secondo me, cioè almeno per me. Invece una cosa che proprio non riesco a guardare perché mi cacco sotto sono tipo i documentari sugli assassini. Ho bisogno di guardarli con qualcuno, perché sennò mi sento, mi viene l'angoscia, tipo, perché quelli sono cioè, chi l'ha visto, esatto. Il famoso chi l'ha visto. Chi l'ha visto, vedere i documentari sugli assassini sono terribili a livello emotivo. Una curiosità adesso che non scusate, la barca accanto sta mettendo la musica, vado a fargli abbassare, torno subito. Ah, ok, va bene, Gwendalina. Siamo rimasti io e Riccardo. Esatto. Allora, intanto, mo se non tornano in tot tempo è successo qualcosa. Capito? Esatto. È proprio questa la situazione di cui ho paura. Cioè, adesso Emiliano e Gwendalina, cioè, si sono assentati un attimo, no? Cioè, poi però Emiliano è andato in bagno. Capito? La cosa peggiore. Emiliano addirittura fare ha tolto la cam, quindi io sto a sono pensare tornata, gli hanno scusate, no, c'era mia sorella con la cassa a cannone in porto, la musica a 2000. Ho detto, aspetta, rallenta un attimo. La musica. Già ci stavamo interrogando, Gwendalina, su oddio, torneranno, a proposito di horror, il serial killer. Cioè, invece tu stai qua con noi adesso, Emiliano. No, no, non scherzare, per favore. Io per fortuna ho la famiglia a bordo, quindi sto tranquilla. Ah, ok, quindi però effettivamente pure Luca Ward da qualche parte che orbita. È un ottimo inizio per un film horror. La famiglia in barca de notte, lascia l'ormeggio, no, va da sola. No, non scherzare, vado via subito. La scaletta quando vedo Gwendalina, fai come Verdone quando si tappava orecchie. No, non voglio sentire, c'hai capito? Ok, tornato, Emiliano, tornato, anche tornato, adesso siamo male. Più tranquilli, no, Emiliano. No, non mi fate che questa paranoia che poi... No, guarda, se ti viene la paranoia è colpa di Gic, quindi insulta lui perché ti ha dato quest'idea. Mandami il numero di telefono di Gic. Va bene, ti mando anche un capello per fare la bambolina voodoo, se ti serve lo facciamo. Dai, è andata. Io ho una curiosità proprio a proposito di questo rituale, no? Non c'entra niente con gli horror, ma una curiosità mia, dato che molti di voi hanno detto mi piace comunque condividere il momento anche con altre persone, e non solo per un fattore paura, ma anche per poi condividerlo, no? Voi siete... Io avrei un problema in questo, nel senso, io se mi vedo un film devo guardarmelo dall'inizio alla fine senza persone che mi parlano, ok? Io, ad esempio, quando vado al cinema mi dà fastidio da morire che vado con gli amici e mi iniziano a fare durante il film. Oh, ma hai visto quello? E iniziano a commentare durante il film. E commentando io mi perdo dei pezzi, no? E quindi a me dà molto fastidio questa cosa. Voi invece preferite, vi piace il fatto di commentare il film insieme agli altri oppure rigoroso silenzio e poi dopo si parla? Solo se è una schifezza. Okay. Se è una trashata, sì. Bisogna parlare per riderne, bisogna urlare, bisogna fare capito. Fa parte della visione del film quella parte. Assolutamente sì. Okay. Se il film mi interessa veramente, parli, io ti uccido. Oh, se è un film horror, bisogna.
Bisogna. È proprio, cioè, parli con gli altri, condividi, smorzi la tensione. Oddio, hai visto? Dimmi quando dai. finisce, Dio. Vedi, quindi io sono team Emiliano in questo caso, anche a me se mi parli durante un film e mi interessa ti uccido con lo sguardo prima e se poi se continui ti uccido, sì, veramente. Ma io proprio, ma lo dico anche ai miei figli con i quali vedo film da nerd da sempre, e loro ovviamente sono cioè piccoli, hanno cioè 12 anni, 9 anni, parlano. Io arrivo a un momento in cui dice: Oh, bambini, per favore, vediamo il commentiamo dopo. Cioè, io sono, non riesco a trattenermi, cioè, se la cosa mi interessa la devo poter vedere. Ok, giusto, giusto. Guendalina, tu invece? Come, scusami? Tu, No, non ho capito. a te piace, cioè, quando stai in compagnia, piace che gli altri che commentare insieme il film mentre lo stai vedendo o rigoroso silenzio? No, la stessa risposta di Emiliano, se il Stessa di film è una Emiliano. cazzata e stiamo gatteggiando sul trash va bene, ma se è una cosa che mi interessa dal punto di vista recitativo, di regia o piuttosto della storia, non, se mi parli ti mando a... cioè non, no, non mi parlare durante un film che mi interessa. Non mi parlare, Riccardo. Allora, io dipende dal film. Come dice Laura, sugli horror un po' secondo me vuole a volte, cioè nelle parti. Io sono un po' un commentatore seriale, soprattutto per le cose che non mi piacciono. Cioè, quando c'è una scena che non mi piace, anche se è un film che mi sta piacendo, mi piace un po' commentare. Quindi, ovviamente, lo faccio quando so che sono circondato da persone a cui piace. Però, per esempio, io e il mio migliore amico, se andiamo a vedere un film, tendenzialmente qualche battuta ce la facciamo durante il film. Ma è abbastanza, cioè è una cosa che proprio a bassa voce, ovviamente, molto rispettosamente, però io non riesco a contenermi. E nei Ok, momenti nostri. Mauro, dimmi. mi è venuto in mente Andrea che ha raccontato durante la visione di Endgame degli Avengers che si è alzato in piedi e ha detto: Io non ho aspettato 10 anni per questa merda e se ne è uscito dalla sala. Sì, Andrea ogni tanto sbrocca in base al film, che si fa anche E bannare dai l'hanno riportato di social. peso dentro dopo, cioè. Esatto, Con Thor esatto. stava a prendere 1.000 appunti su tutto quello che non andava, pagine e pagine È durante vero, è vero. C'è una domanda di Luciano, c'è una domanda di Luciano, ciao Luciano, che invece ci chiede una curiosità sugli horror lato videogame. Dice, invece lato videogiochi, ci giocate a horror tipo The Quarry, Until Dawn? Avete mai giocato? Sì, no, e se vi piace questo genere. Io il primo horror che mi viene in mente quando ho letto videogame, ad esempio, è Resident Evil. Outlast. A me, cioè, Resident Evil, Silent Hill, i giochi storici, no, per PS1. Silent, io ci giocavo. Ci giocavi, Ah Laura, a sì? Silent Hill? Sì, Silent però Hill. avevo paura. Avevi sempre paura, ci stavamo preoccupando che... Allora, io adoro i giochi horror, però... Silent Hill era durissimo. Scusate, mi assento un attimo velocemente, torno Va subito. bene, Guendalina. Io sono d'accordo, cioè, a me piacciono un sacco i giochi horror, però mi fanno... Invece quelli mi fanno molta paura perché io Vero? perché ho il controllo del personaggio, quindi quando guardo un film so che non posso farci niente, cioè qualsiasi cosa succeda, anche se io gli urlo, no, non aprire quella porta, come, no, come classico, tanto lo fa, in qualche modo lo farà, quindi io non ci posso fare niente. Però quando gioco io ho il completo controllo di quel personaggio, quindi sono io praticamente, e lì veramente mi fa tantissima paura. Quando ho giocato ad Until Dawn, proprio come visto che era parte della domanda. Sì. Lì proprio, a parte che quel gioco è secondo me geniale, è una geniale citazione a proprio gli slasher, perché lì appunto ci sono tutti gli stereotipi dei personaggi e c'è il cattivo che appunto uno ad uno ammazza i Torno personaggi, che subito. però li puoi salvare, no? Sì, E poi anche certo. il Don non era proprio il 21 proprietario di aprile. casa. Cosa? Era il proprietario della casa, cioè uno dei ragazzi, il killer, no? Sì, vabbè, Non però è non si il vabbè, killer, è un... oh, è uscito 30 ho anni fa capito, ma Until non è Dawn. bello che dici già alla No, fine. è proprio il fulcro della trama, forse. Questa cosa qua. Raga, Chi è il insultate killer? Gic in privato se ci Gic. date giocare o finì. Vabbè, oh, è uscito veramente. Io per esempio i giochi horror li faccio, lo sai, Mauro. Vedi? No, ma Per anche io. assurdo. Paura dei giochi? Sì. Eccomi, Però mi scusate. divertono di No, più. figurati, Cioè, Laura. quelli li gioco in compagnia.
Tipo, ecco, Until Dawn, piuttosto che qual è quell'altro che ho giocato? House of Ashes. No, House of Ashes è un altro, no? Quella è la Dark Picture Trilogy, mi sembra, Anthology o quello che è, insomma, là, diciamo, prendi le decisioni, quindi era divertente farlo con tutti gli amici. E a una certa non era neanche così più. Invece uno che proprio mi ha distrutto è stato Outlast. Outlast non riesco, mi fa troppa paura. È stato devastante. Vedi, Ci sono dei jumpscare assurdi. invece mi sono fermato a Resident Evil 1 e 2 e Silent Hill. Poi dopo non mi è passata proprio la voglia. Però quei tre giochi Evil Within. sono bellissimi. Cioè, io me li ricordo. Mi ricordo la scena. Non so, Emiliano, se tu ci hai giocato a Resident Evil 1 e 2. I primi Resident Evil, sì, anche i primi Vero. sarei. La scena in cui entra il Lickers. Qualche gioco nuovo l'hai giocato, Emiliano? Sì, beh, io vabbè, ma ho sempre meno tempo per giocare negli ultimi anni, però sono un gamer di prima generazione, per cui magari li continuo a comprare. La mia libreria Steam, non so quante decine e decine e decine, no, so centinaia di giochi ha, e avrò giocato realmente alla metà, ma forse no, un terzo. Su quello ti capisco perfettamente. E poi qualcun altro me lo compro anche singolarmente, cioè, insomma. Però sì, io di horror che mi ricordo ho giocato tutta la saga di Fear, era un gioco che si chiama Fear tutto puntato, F-E puntato E puntato A puntato. Fino al 2, top. Erano tipo 3 o 4, mi pare, 3, mi ricordo. E l'ultimo addirittura c'aveva la regia di Carpenter, il gioco. La regia del gioco era di Carpenter. Ammazza. Pazzesco, mi è piaciuto tantissimo. Ho giocato fino alla nausea a Dead Space, che Mamma Bellissimo Dead mia, Space, peccato stupendo. che non Che esiste più la paura, casa Dead e quindi non lo Space. vedremo mai più. Ma capì, però è bellissimo. Cioè, Troppo Dead bello, da Space. solo con quegli ambienti ferrosi, non c'hai nessuno perché di solito nei giochi c'hai sempre l'accollo, Non c'è amico nessuno, tuo. ci sei Sì, è te e sempre basta. E i necromorfi sono terrorizzanti. Cioè, proprio come li hanno fatti come concept visivo, come li hanno animati, e anche il tipo di gameplay che c'è nello scontro è stupendo. difficilissimo, tra l'altro. Salvi, non c'è quello automatico, devi arrivare laggiù e salvare, Sì, bellissimo. molto figo. Quello, insomma, ne ho giocati più di uno, anche degli ultimissimi. Qualcuno avevo giocato insieme ai miei amici, però non mi ricordo neanche perché. Non l'ho giocato io da solo, quindi non ho abbastanza per ricordarmelo. Io appena esce un gioco horror di base, sto subito lì così, com'è? Che cos'è? Di che parla? Fammi vedere, perché mi divertono tantissimo. E mi cago più sotto nei giochi anch'io, come voi, che nei film. I film veramente è difficilissimo che mi possano davvero spaventare. Nei giochi non solo i jumpscare, ma pure delle situazioni, della roba, me la fanno venire lo stomaco chiuso e io sono felicissimo No, perché guarda che io ci sono bello, dei giochi che non ho mai finito horror proprio perché comincio a giocare, passano un'oretta così e poi non ce la faccio più, devo smettere di fare. No, vedi? È vero, è vero, ma io invece sono incuriosito da Laura che mi ha detto che ha giocato a Silent Hill. Cioè, non me l'aspettavo perché. Mi hai No. detto no, perché insomma pensavo, cioè, da quello Ma che io ho abbiamo un detto, che hai paura. passato così, da ballerina sui tavoli delle discoteche. Fighissimo. No, ma non C'avevo l'Harley, giocavo Silent Hill. no, raga, Cioè, fighissima questa cosa. Però no, non tanto per quello quanto per proprio la. sono piena dei tatuaggi. Top, veramente top. No, ma non tanto per quello quanto proprio per la paura, cioè per il fatto che degli horror in compagnia, un po' la paura, e poi i giochi a volte sono anche peggio, no? E quindi. Sì, infatti non l'ho mai finiti, l'ho sempre iniziati, ma mai finiti. Ah, però vedi, li hai iniziati. Ci hai giocato un po' per Sì. Silent Hill. Sì. Sì, ho Bello. giocato. Ho Veramente. giocato e me lo diede Francesco Bulcain, mi Ah, ricordo. ah, Sì. ok. Che poi era sulla vecchia PlayStation 1, giusto? Non hanno fatto remake di Sì. Silent Hill No, strani. no, no. No. Quindi, bellissimo quel gioco. Laura Lenghi, stile di vita, vedo in chat. Fantastico. Il prossimo Justin Man dovrà giocare a Dead Space Until Dawn. No, raga, non mi metto a giocare a giochi Magari. horror. Cioè, io sono Bello. proprio revival. Ho fatto quelli, sto bene. Come
i Metal Gear, no? Cioè, per me Metal Gear è un gioco... Cioè, no, io pure sui videogiochi proprio sono assolutamente... Cioè, l'unico videogioco a cui ho giocato nella vita è stato nel 97 a Splinter Cell, perché l'aveva doppiato mio padre, quindi ci avevano regalato l'Xbox e il primo gioco di Splinter Cell, e lì mi sono accorta che non era per me, nel senso che ho iniziato a giocare ed ero malata. Giocavo 10 ore a notte, non dormivo più, cioè mi era entrata proprio... Allora ho capito che non poteva essere per me. Sarei diventata una malata apatica, invece sono diventata malata psicopatica per altre cose. Per altre, ma non per, ma non per i videogiochi, ecco. Non per Tom Clancy. Del mare. Beh, perché poi Splinter Cell è uno di quei giochi, no? Sì, quello, che... quella è una bella malattia, sì. Vero, è uno di quei giochi in prima persona che devi sparare, tipo uno sparatutto di guerra, era, o no? Di spionaggio. Era un molto strategico, mille cose, mille attrezzi, cose, adesso sono passati, ripeto, era 97, insomma sono passati 20 anni, no più di 20 comunque, non facciamo i conti, ma insomma tanti, quindi non ricordo nello specifico, però ricordo che mi era preso talmente tanto che ho capito che sarebbe potuta diventare una cosa addictive, che dà assuefazione, in italiano che dà assuefazione. No, 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 ti capisco, anch'io giocavo parecchio, anche la notte, però devo dire che non mi sono mai posto il problema, ho detto, vabbè, mi piace, continuo, cioè, però capisco anche il tuo punto di vista, insomma, Gwendalina, perché poi il passo è breve, no, dal giocare alla dipendenza, cioè, è veramente, cioè, a volte neanche te ne accorgi, io mi sono reso conto in alcuni periodi della mia vita... ero diventato veramente dipendente dal gioco, cioè dai videogiochi, perché comunque inizi un gioco, vuoi finirlo, poi c'è il 100%, quindi lo giochi 200 volte, 1000 ore, perché magari devi prendere quella cosetta, oppure completarlo in tutte le sue forme, esplorare una mappa che non finisce più, quindi è un discorso insomma che capisco e che secondo me hai fatto anche bene. Però io ancora ce l'ho sta cosa, soprattutto con i giochi di calcio. Io, tipo, con gli amici, no? Online che giochi, rompi i joystick, è capitato anche questo. Comunque, ragazzuoli, io è stata una bellissima live, una bellissima serata, però, come al solito, non possiamo e non vogliamo sequestrare i nostri ospiti, che sono stati veramente molto carini e disponibili a tornare con noi per questa chiacchierata sugli horror. Mi chiedo scusa a tutti coloro a cui non ho letto le domande, A perché non posso leggerle tutte, B perché alcune erano veramente molto specifiche fuori tema, in questo caso la serata era horror e non potevo e non era il caso di fare domande che non c'entrassero niente, quindi volevo darvi anche una motivazione per il quale determinate domande non sono state lette. E io vado a ringraziare ovviamente la chat, tutti voi, i mod, i miei streamer, ma soprattutto i nostri quattro fantastici ospiti di stasera, quindi Laura, Emiliano, Gwendalina e Riccardo, grazie veramente. Ciao. Di cuore, grazie mille, è stato un... è la telecamera, la telecamera. È stato veramente un piacere come al solito, è una grande gioia avervi qui sul canale, quindi grazie per aver accettato. A voi. Ciao a tutti. Ciao, grazie a tutti. A voi sempre. Grazie, grazie. Noi ci vediamo domani, no, perché giustamente il weekend, ci vediamo lunedì, vabbè, lunedì. Prossima settimana tutti i giorni, vi anticipo solo due talks di settimana prossima, lunedì avremo Alessia Mendola e martedì Valentina Mari. Poi vedrete, poi il resto della programmazione lo vedrete punto esclamativo Telegram, entrate e scoprite tante cose belle. Buonanotte a tutti e buon weekend. Ciao, bravi. Ciao ragazzi. Fate i bravi. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.